Eccoci ragazzi, scusate se oggi creo un effetto mal di mare, però il tempo è pochissimo e quindi o faccio così o oggi non riesco a fare il video. E siccome in prossimità, ormai dietro l'angolo, c'è Juventus-Fiorentina, appuntamento alle 18 sabato, proprio all'Allianz Stadium, rimaniamo in tema e parliamo di Dusan Vlahovic, che è un argomento che stuzzica particolarmente l'attenzione dei mercatari, e io sono un mercataro, nel senso che è un argomento che mi appassiona, quindi in generale anche i tifosi juventini che vogliono comprendere concretamente se la Juventus abbia possibilità o meno di arrivare all'attaccante viola classe 2000. Io vi dico subito che al momento le richieste iniziali della Fiorentina si aggirano attorno agli 80 milioni di euro, ribadisco 80 milioni di euro, e lo abbiamo scritto tramite gol.com. in home page potete trovare un articolo dove abbiamo fatto un pochettino il punto della situazione. Sapete tutti allo stato attuale come sia la storia, ovvero Vlahovic non vuole rinnovare il suo contratto con il club della famiglia Commisso, e al tempo stesso il patrono Rocco Commisso vuole tutelarsi, quindi provando a cercare un effetto asta a partire dall'imminente sessione invernale. È chiaro che credo che questa strategia della Fiorentina sia stata costruita per cercare appunto di creare un effetto asta soprattutto in Premier League. Infatti si vocifera che nelle scorse settimane ci sia stato un viaggio dello stato maggiore della Fiorentina in Inghilterra, proprio per tentare di sondare l'umore locale, per comprendere se qualcuno sia disposto concretamente a farsi avanti per un giocatore il cui contratto in scadenza andrà il 30 giugno 2023, quindi non una scadenza dietro l'angolo, stiamo parlando di un giocatore in procinto di diventare in regime di svincolo. Però inevitabilmente la Fiorentina vuole tutelare un investimento e vuole soprattutto massimizzarlo con una cessione significativa, e le prestazioni del giocatore comunque sono piuttosto tutti noi stiamo vedendo come questo ragazzo stia crescendo in maniera davvero esponenziale. Anche l'ultima partita, 3 gol, un giocatore di livello assoluto che può crescere ulteriormente proprio perché è giovane e già si sta affermando nel campionato italiano, quindi ha tutte le qualità per fare in modo che possa diventare a tutti gli effetti un crack del calcio internazionale. Quindi la Fiorentina ha capito che se il ragazzo non vuole rinnovare non si può scherzare con il fuoco, e quindi occorre magari anticipare le mosse del giocatore, quindi evitare che magari possa raggiungere un'intesa a lungo termine con un'altra società e spingerlo verso altri lidi, spingerlo verso chi ha i soldi, perché poi se la richiesta è di 80 milioni Vlahovic se lo può permettere solamente chi può spendere. E quindi in questo caso voi mi direte: ma la Juventus ha chance? Non sono un indovino, non sono nemmeno Copperfield che riesce a far sparire e riapparire le cose, ma in generale lo stato attuale della situazione è quella che vi ho descritto poc'anzi, ovvero con la Fiorentina che chiede legittimamente 80 milioni. Poi, come sempre, voi me lo insegnate, una richiesta iniziale può essere smussata, però se non sono 80, insomma sono tanti, sono davvero tanti, pur per un ragazzo molto talentuoso. È vero che se parliamo di Vlahovic, probabilmente assieme a Haaland, parliamo della punta centrale più giovane, più forte che ci sia in circolazione, un gradino o anche un paio sotto Haaland sicuramente, perché il giocatore Borussia Dortmund ha dimostrato già di più. Però è chiaro che stiamo parlando di tantissimi soldi, di un investimento che sarebbe mostre, un investimento che quei soldi non può appartenere a usi e costumi italiani. Ma non parlo solamente di Juventus, parlo di tutti i top club nostrani che cercano di fare affari con i pagherò. Quindi basti pensare a come la Juventus sia riuscita a mettere le mani su Federico Chiesa, basti pensare in tempi più recenti e come la Juventus in maniera molto laboriosa sia riuscita ad assicurarsi Manuel Locatelli. Ti pagherò, oggi non ho soldi ma te li darò nel tempo. Quindi immaginare che una Juventus a gennaio possa presentarsi in casa della Fiorentina con magari un 80, 70 milioni cash, 65, ora la butto lì,
perché ribadisco, la richiesta iniziale della Fiorentina è di 80 milioni. A me sembra alquanto complicato, nonché fuori dalla portata delle possibilità attuali juventine. Poi vedremo, perché nel mercato mai dire mai, ma bisogna fare i conti, nel vero senso del termine, con l'ambizione economica, col target che vuole raggiungere la famiglia Commisso. Poi, ovviamente, se il giocatore, come è accaduto nel caso di Locatelli, dovesse mettersi in testa esclusivamente una squadra, e lì diventa, non dico più agevole, ma puoi pensare quantomeno di giocarti la partita o di tentare di giocartela, perché hai il gradimento del ragazzo e quindi puoi fare leva su questo e al tempo stesso monitori le dirette concorrenti, un po' come è accaduto con Locatelli, perché vi ricorderete, no, com'era la situazione. C'era l'Arsenal disposto a investire subito 40-45 milioni di euro cash, subito post europeo, ma il giocatore ha detto no, io voglio andare a giocare alla Champions, voglio andare alla Juventus, e alla fine della fiera è stato accontentato, pur con una trattativa lunghissima e a tratti anche molto complicata. Quindi bisogna capire anche un po' quale sia la volontà del diretto interessato e al tempo stesso comprendere anche eventualmente quanto la Fiorentina sarebbe disposta ad accontentare il ragazzo. Al momento siamo al braccio di ferro, no? Di ferrissimo, perché comunque la Fiorentina sente di aver subito, tra virgolette, un danno con il giocatore che non vuole rinnovare e vuole tutelarsi, quindi provando a venderlo già a gennaio per la cifra che vi ho detto prima, vicina agli 80 milioni di euro. Cifra davvero clamorosa, ragazzi, cifra clamorosa, ma probabilmente qualche club in Premier se la può permettere, se la potrebbe permettere. Usiamo anche il condizionale. Poi, quando parliamo di Premier, bisognerebbe anche capire nello specifico quali potrebbero essere i club potenzialmente interessati, perché io non è che ne veda tantissimi. Chelsea ha fatto il macro investimento con Romelu Lukaku, il Tottenham al momento ha Harry Kane, probabilmente al City manca un giocatore, ok, non mi sembra che allo United ci sia spazio eventualmente per Vlahovic, quindi non lo so. Poi è chiaro che le strategie possono mutare, ipotizzo Harry Kane può diventare un giocatore papabile in uscita, mi sembrerebbe molto strano considerando come là adesso sia arrivato un certo Antonio Conte, quindi cambiano i gusti, cambiano le strategie all'ordine del giorno, quindi evidentemente se la Fiorentina sta provando a sondare l'umore della Premier League è perché qualcosina nell'aria c'è. Ma il giocatore cosa vuole fare? Perché questa è l'altra domanda delle domande. Questa è la posizione della Fiorentina, ma quella del ragazzo come va a finire? Non lo so. Di certo c'è che Vlahovic lo vedremo sabato allo stadio con la casacca della Viola, partita complicatissima, partita dove probabilmente stesso attaccante della Fiorentina vorrà mettere i puntini sulle i, proponendo una grande prestazione, magari per ben figurare proprio sotto lo sguardo attento della vecchia signora. Quindi non lo so, ragazzi, perdonate il mal di mare, ma oggi il video si poteva fare solamente così. Vi mando un caro abbraccio e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa richiesta della Fiorentina. Iscrivetevi al mio canale YouTube, soprattutto se tifate Juventus, azionate la campanella e mettete like nei contenuti. Un abbraccio.